Buongiorno, edizione di Mattino 6 di mercoledì 30 gennaio 2019, le pagine dei quotidiani locali, le prime nazionali, alcuni servizi del TG6, questo come sempre nel menu di questa mattinata che iniziamo con il centro, le quattro edizioni, e chiaramente siamo alla parentesi delle prime pagine locali. Il centro di Pescara apre così: in centro meno divieti per le auto. Nel nuovo piano traffico è prevista la ZTL ridotta in Viale Regina Margherita. E poi, come spesso accade, la politica sotto la testata, con i vari fronti che si scontrano in vista delle regionali del prossimo 10 febbraio. Legnini incontra le aziende che danno prestigio all'Abruzzo. E poi Marsiglio sta con i marinai e stasera torna Salvini. Sul fronte 5 Stelle per Marcozzi arriva Di Maio e Di Battista. E poi scendiamo a centropagina, la fotonotizia: Alessandrini, il sindaco di Pescara, commosso nel ricordo del padre ucciso, la cerimonia a 40 anni dall'omicidio. Di Spalla, nuovo album, Il Volo, festeggiamo 10 anni di trionfi. E poi i richiami di cronaca a Pescara: posti di lavoro, 600 euro al mese per 60 bagnini. A Francavilla, telecamere nelle gallerie, prime 30 multe. E a Montesilvano, Pineta, bivacchi e prostitute, sale la protesta. E poi sotto la fotonotizia leggiamo: Rigopiano, 10 milioni alle famiglie, i 29 morti della valanga, c'è il sì del Senato, il comitato vittime è solo un passo avanti. E poi il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna: cane e padrone uniti nell'ultimo abbraccio. In Spagna un uomo di 45 anni si è gettato in un pozzo per salvare il suo cane, un pastore tedesco che vi era precipitato, sono morti entrambi per il freddo. La storia è accaduta lunedì scorso a Villanueva del Trabuco. Proseguiamo e siamo all'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro, che apre così: Chieti, scelta per gli studi sul cervello. All'università 3 milioni di fondi per la ricerca con mini sensori, assunzioni in arrivo. E poi la fotonotizia: telecamere anti sorpasso, multe a decine di automobilisti, contro nelle gallerie. E poi nei richiami di cronaca: Chieti, il processo, il boss in aula dopo 2 anni di latitanza, prima volta in tribunale dopo 2 anni appunto di latitanza ieri per Simone Cuppari, considerato un boss della 'Ndrangheta, è rimasto impassibile. Poi il gesto del cuore alla compagna. A Lanciano, terminal bus, il cantiere fermo, invaso dai rifiuti. A Ortona, il cammino di San Tommaso lancia donazioni. Andiamo in basso, torniamo alla cronaca: rapinata al bancomat con lo spray. A Vasto, commerciante aggredita in centro, bandito incappucciato in fuga con 400 euro. E siamo all'edizione teramana del centro, ecco l'apertura: sangue, i teramani tornano a donare. La voglia di solidarietà inverte il trend negativo dopo la campagna Fidas nelle scuole. E poi la fotonotizia con il sindaco di Teramo D'Alberto in compagnia di due ultracentenari. Angela compie 100 anni, il marito Rocco ne ha 101, una coppia da record a Teramo. E poi i richiami a Silvi: incendia l'auto della figlia, va a processo. L'imprenditore di Silvi che avrebbe compiuto il gesto di ritorsione dopo essere stato allontanato dalla casa familiare perché maltrattava sia l'ex moglie che la figlia. E poi computer in tilt, blackout, la ASL avvia un piano di emergenza. Sempre a Teramo, strisce blu, ditte non idonee, bando da rifare. Ancora la cronaca: precipita dal tetto e muore a 83 anni. È accaduto tutto questo a Controguerra. Il pensionato di Alba stava facendo lavori in un capannone in disuso. E poi l'edizione aquilana del centro, ecco l'apertura: pochi nati, scuole a rifare.
rischio chiusura. L'Aquila, la CGIL lancia l'allarme per frenare lo spopolamento delle aree interne. E poi la foto notizia, lo spot della nuova Ferrari girato sul Gran Sasso, i bolidi sfrecciano a Campo Imperatore. E poi i richiami, l'Aquila Premio Europa concorre a opera del post sisma. E poi ad Avezzano, liste di attesa al trapianto di cuore, l'esame tra 4 mesi. Sempre ad Avezzano la difesa, l'arrestato mai ordinato quegli incendi, morì di parto, tutti assolti i medici, assolmò una perizia, scagiona i 4 professionisti, il decesso della donna nel 2011. Siamo alla prima pagina del Messaggero. Abruzzo, questa è l'apertura. Rigopiano, ecco i 10 milioni, approvato il decretone del governo, i risarcimenti alle famiglie si salvano dai tagli, bloccata invece l'attività delle trivelle, sospese per 18 mesi le concessioni petrolifere. A Pescara invece c'è l'ingorgo dei cantieri in pieno centro in vista della rivoluzione della viabilità. Andiamo sotto la testata. A Lanciano il comune vuole vendere il palazzo, ma sul tetto c'è una voragine. All'Aquila, sacchetti di plastica non biodegradabili, i carabinieri fanno scattare i sequestri. Poi per il calcio, ovviamente ore frenetiche di calciomercato, domani alle ore 20 la chiusura della seduta della sessione invernale. Pescara in pressing per la punta Ciofani, si cerca di convincere il Frosinone di Giuseppe, l'ex DS del Teramo. Come ho scoperto Donnarumma, prossimo avversario del Pescara con il suo Brescia. Il Teramo prende il regista Spinozzi, Ranieri e Limolese e Campitelli ieri dal comitato etico. Andiamo di spalla, piste da sci, il Ministero chiede garanzie alla Regione, ravvisato il rischio devastazione ambientale nel parco del Sirente del Velino. Andiamo ora in taglio medio con la fotonotizia, Alessandrini ucciso perché credibile, cerimonia per i 40 anni dalla morte. Poi sempre in taglio medio, A24 e A25, i sindaci a Mattarella, adesso pensaci tu, aumento dei pedaggi, sicurezza dei viadotti, ancora incertezza dopo mesi in attesa di risposte. Siamo alla prima della città, il quotidiano della provincia di Teramo, l'apertura alla ASL, si torna a carta e penna, da oggi prenotazioni con sistemi alternativi in attesa di risolvere il guasto al sistema digitale. E poi il calciomercato sotto la testata, Teramo scatenato, via Ranieri, ecco 2 giovani. E poi a Roseto degli Abruzzi, prove d'accordo sulla tassa di soggiorno. Giulianova, noi verso, rifiuta l'incontro con il commissario Soldà. E poi siamo a centropagina, la fotonotizia, lo tsunami giallo, Teramo, i big 5 stelle a Teramo per le regionali, a sostegno della candidata Sara Marcozzi, i leader Di Maio e Di Battista. E poi di spalla, incidente a Controguerra, pensionato di 83 anni, precipita da un capannone industriale, sempre nel teramano, o meglio nel capoluogo, a Teramo, premio di risultato per i dirigenti. Torniamo alla cronaca, frana cade nella zona della fattoria Valle Castellana, smottamento sulla provinciale 52. E poi in basso a Teramo, Angela e Rocco, amore inossidabile per i 2 centenari. Lasciamo ora i quotidiani locali e andiamo su quelli nazionali, vedendo le prime pagine delle principali testate, e iniziamo dal Corriere della Sera. Ecco qui l'apertura, migranti, patto con 5 paesi, lite, Movimento 5 Stelle, Salvini sul processo, Conte sulla 18, anch'io responsabile, il Premier pronti ad accoglierli Francia, Germania, Malta, Portogallo e Romania. E poi sotto la testata, a 102 giorni dal via, i luoghi in rosa che colorano il giro. E poi per la Coppa Italia, Piontek conquista San Siro, doppietta al Napoli e il Milan sogna in grande. Scendiamo
Siamo a centropagina con la fotonotizia Brexit, May sfida l'Unione Europea, riapriamo l'accordo, respinto lo slittamento dell'uscita, Macron gela la Premier. E poi di spalla il ritiro, parla la Ministra Trenta, Afghanistan non ho obblighi verso Moavero. Andiamo ora sulla prima pagina di Repubblica, questa l'apertura, Diciotti, Conte, io responsabile, i 5 Stelle si piegano ancora a Salvini, verso il no al processo, Sea-Watch, l'Unione Europea apre, fate sbarcare i migranti, poi saranno distribuiti. La riforma, quota 100 in un giorno, 800 domande, ecco chi può chiedere la pensione e quando vanno presentati i documenti. La foto notizia, USA e Australia, i due volti del clima pazzo e Trump ci scherza su, da una parte leggiamo le lastre di ghiaccio a Chicago negli Stati Uniti e poi la secca del Darling in Australia. In basso il personaggio, il mullah Baradar, il talebano stanco di guerre che ora tratta con l'America. Andiamo ora sulla prima del Fatto Quotidiano, a tutta pagina, nessuno mi può giudicare, con il volto di Matteo Salvini. Salvini chiede al Senato di salvarlo, imbarazzo nei 5 Stelle, Conte, Di Maio e i ministri M5S pronti ad autodenunciarsi, ma votando sì ai giudici. Prima della cura, voti amici per sfangarla, no. Andrò davanti ai giudici per spiegare che non sono un sequestratore. Dopo la cura il Parlamento deve giudicare le mie azioni da ministro e negare l'autorizzazione a procedere. Poi il parere del direttore del Fatto, Marco Travaglio, meglio i giudici. Proseguiamo e siamo sulla prima del Messaggero, ecco l'apertura, processo Salvini, Movimento 5 Stelle in tilt, arriva il soccorso di Conte, 5 Stelle sbandano dopo il no della Lega all'autorizzazione a procedere, il Premier, Diciotti, responsabilità mia, Sea-Watch da 5 paesi sì all'Italia. E poi sotto la testata lo spettacolo Melampo, Flaiano sognava un film, oggi è diventato una piece teatrale. Coppa Italia, la Roma a Firenze, rimonte vietate, Milan, Piontek elimina Ancelotti. E poi andiamo a centro pagina con la fotonotizia, Brexit, rinvio bocciato, May tratta, Londra dice sì al mandato a negoziare con l'Unione Europea, resta il rischio no deal. E poi sempre in taglio medio, aperture domenicali, così si allenta la stretta del governo sui negozi, accordo giallo-verde, una settimana al mese, serrande alzate per tutti e bonus per i saldi. In basso, processo d'appello, Vannini, pene ridotte, solo 5 anni all'ex 007 che sparò. Proseguiamo e siamo sulla prima pagina del giornale, sempre il caso Diciotti in evidenza, tutte le carte su Salvini, le toghe rosse in campo, il ministro no al processo, Conte lo difende, scelta comune, la linea del Viminale, ipotesi terroristi a bordo. E poi l'opinione di Alessandro Sallusti, giustizia politicizzata, quei giudici più pericolosi degli immigrati. Andiamo a centropagina con la foto notizia, flop d'ascolti in TV per i paraguru, Grillo battuto dall'allievo Di Maio e Celentano, cartoon crolla ancora. E poi in basso, pensioni, parte quota 100, ecco come fare la richiesta, al via anche il reddito di cittadinanza. La prima pagina del manifesto, ecco l'apertura, amaro Diciotti, giornata di passione per il governo sul caso Diciotti, Salvini accusato di sequestro di persona, spiazza Di Maio e chiede al Parlamento di non essere processato, la decisione è stata dell'esecutivo, la retromarcia sull'immunità manda in tilt i 5 Stelle, Conte tenta una via d'uscita,
mi assumo la responsabilità sui 47 migranti della Sea-Watch intesa nell'Unione Europea. In basso, 1133 morti sul lavoro nel 2018, rapporto INAIL, sale il numero delle vittime, più 10% in un anno. Siamo sulla prima pagina del Mattino, il processo a Salvini fa tremare il governo, autorizzazione a procedere, i 5 Stelle nel caos, Di Battista, votiamo sì, il leghista, niente scherzi, Conte in soccorso, di Di Maio, responsabilità mia. Sotto la testata leggiamo anniversario Beatles, mezzo secolo fa, l'ultimo concerto sul tetto del mondo. La foto notizia, stagione finita, Napoli fuori anche dalla Coppa Italia. E siamo sul Sole 24 Ore, questa l'apertura, l'asta bot fa il pieno, i tassi a 6 mesi tornano sotto lo zero, emissione da 6,5 miliardi con richieste per 11,8, il rendimento a meno 0,025%. TRI a Washington, il debito è alto ma sostenibile, investimenti da aumentare. E poi agevolazioni per le auto da rottamare, bollo al 50% per le utilitarie vecchie. Pensioni, via libera alle domande, già 800 richieste per quota 100, il Senato ha approvato il decreto semplificazioni che ora passa alla Camera. Siamo alla prima di Libero. Tutti i ministri sotto processo, abbiamo un governo di imputati, Salvini non vuol farsi giudicare, il Movimento 5 Stelle frigge, Gigino balbetta, però è l'intero esecutivo che deve finire sotto accusa, la decisione sui migranti fu collettiva, Conte media in Europa, 5 paesi pronti a prendere i 47 clandestini. Di spalla Vittorio Feltri che scrive, Stato Chiesa, convegno a Roma, il concordato non finisce mai di far discutere. E poi in taglio medio la foto notizia, questi 7 ragazzi battono i politici in TV, una fiction straccia, Grillo, Di Maio e Celentano sono i protagonisti della Compagnia del Cigno, fiction della RAI. Proseguiamo e siamo sulla Stampa, allarme Conte, il governo traballa, la base 5 Stelle spaccata, Di Maio convoca i senatori, non rompiamo ma senza tradire i nostri principi, sul caso di 18 sale la tensione dopo che Salvini ha chiesto di negare l'autorizzazione al processo. E poi la foto notizia, dal Venezuela al Sud Sudan, le aree più a rischio della terra. La prima pagina del Tempo, Conte si rinvia a giudizio con Salvini, il Premier corre in soccorso del leader della Lega ma il gesto è stato costretto dal Movimento 5 Stelle, Di Maio non riesce infatti a far passare una linea fra i suoi, da domani il caso in Senato. La foto notizia, gelata sui mercati, zucchine a 5 euro, il freddo fa impennare i prezzi e tra i banchi è rivolta. Il Secolo d'Italia, sicurezza nazionale, Fratelli d'Italia, voteremo no all'autorizzazione a procedere per Salvini, la sovranità nazionale non può essere limitata da trattati senza legittimazione popolare. Andiamo a chiudere con l'Avvenire, questo è il titolo d'apertura, Salvini, nessuno mi può giudicare, spiraglio per la Sea-Watch, Conte trova 5 paesi disponibili ad accogliere i migranti, il ministro non vuole il processo, l'imbarazzo dei 5 Stelle, il Premier si assume la responsabilità. E poi in Pakistan confermata la soluzione Asia Bibi pazza di gioia, la Corte Suprema rigetta il ricorso dei fondamentalisti, la donna cattolica libera anche di partire. E poi sempre in taglio medio, 3 morti al giorno, il lavoro uccide di più, ben 1133 vittime nel 2018, più 10%, le stragi a Genova e in Puglia. Lasciamo le testate nazionali e torniamo sul centro e quindi iniziamo con le locali e ripartiamo dalla politica e da questa marcia di avvicinamento verso le regionali del 10 di febbraio.
Ecco qui, verso il voto dalla Honda alla De Cecco Legnini nelle aziende di punta. Il candidato presidente dei Civici Popolari in Val di Sangro e Fara San Martino, le priorità, collegamenti e strade da migliorare e giovani ingegneri da assumere. E poi il messaggio su Facebook lanciato dall'ex vicepresidente del CSM Legnini: tra me e Marsiglio la forbice è solo del 3%. In basso i big pentastellati in Abruzzo, Movimento 5 Stelle, Di Maio e Di Battista in tour, Marcozzi presenta il programma. E poi ancora, sempre proseguendo sul fronte 5 Stelle, sabato e domenica in Abruzzo torna Luigi Di Maio accompagnato da Alessandro Di Battista, quattro tappe, Chieti, Teramo, Ortona e L'Aquila per sostenere la candidatura di Sara Marcozzi. Da ieri online le 140 pagine del programma che il Movimento 5 Stelle pone all'attenzione degli elettori abruzzesi tra sanità, lavoro, trasporti, fondi europei e riforme. E poi ancora sul fronte centrodestra le parole del candidato Marsiglio: subito i dragaggi, e oggi Salvini è a Ortona. Il candidato presidente del centrodestra ascolta i gravi problemi della marineria e promette di riattivare il binario morto che collega lo scalo ortonese alla ferrovia. Andiamo avanti e siamo sulla pagina Abruzzo, argomento trasporti, Tua, venerdì bus fermi per 4 ore, carenza di personale, mezzi troppo vecchi, biglietti introvabili, la Filt CGL spiega agli abruzzesi i motivi dello sciopero. E poi in taglio medio, caro pedaggi, i sindaci tornano all'attacco, appello a Mattarella, Toninelli, Fico e Casellati, domani alle 18 riunione a Carsoli contro gli aumenti. Proseguiamo, pensioni a quota 100, si parte in Abruzzo, già 44 domande a livello nazionale, sono 680 le persone che ieri in poche ore hanno chiesto di andare in pensione. Salvini: in 3 anni 1 milione di persone potranno lasciare il lavoro, di cui 350.000 donne. E siamo alle pagine di Pescara con le nuove opportunità. Bagnini: posti di lavoro a 600 euro al mese. L'associazione Angeli del Mare cerca 60 persone tra i 18 e i 55 anni da impiegare nei lidi della costa pescarese e teatina. E intanto sospesa l'attività di 3 tavole calde, blitz del NAS, multe per 15.000 euro, bar preparava i cibi in mezzo a un cantiere. Proseguiamo e siamo alle proposte per il nuovo piano traffico a Pescara, viale Regina Margherita riaperta per metà alle auto. Gli esperti dicono va arretrata la ZTL del weekend e invertito il senso in via Mazzini. In via Ferrari transitano 1.665 veicoli l'ora, si deve rafforzare la segnaletica e favorire in alternativa il passaggio davanti alla stazione. E poi ancora giù le saracinesche, la resa di Viale Muzzi, i negozianti senza auto, i parcheggi, non si lavora più, uccisi dalla pista ciclabile e i clienti che sostano in doppia fila vengono subito multati. Proseguiamo, l'omaggio al magistrato ucciso Alessandrini, sul terrorismo 40 anni di assordante silenzio. Il sindaco ricorda il padre Emilio, si commuove davanti a bimbi e autorità. Emilio ha pagato essere stato uomo credibile delle istituzioni, nel ricordo appunto del papà. E poi le parole del prefetto Basilicata: lavoriamo ogni giorno sull'esempio di questi grandi uomini. E allora andiamo a vedere il servizio realizzato dal TG6.
sicuramente questo anniversario tondo e importante mi colpisce perché c'è senz'altro stata una particolare attenzione dei media e dei giornali. Io in questi 40 anni naturalmente ci sono stato e ho visto che insomma, per attraversare la notte della Repubblica, cioè il terrorismo e la sua eredità, c'è stata molta strada da fare per molti anni, ma io direi per molti decenni. Tutto questo sarebbe stato impensabile in quanto un velo d'oblio era caduto su quella stagione. C'è stato il caso di Cesare Battisti qualche settimana fa che ha riportato in auge quella stagione. E allora noi cerchiamo sempre di fare memoria, perché la memoria è una cosa importante in una comunità, perché insomma, la violenza politica c'è stata in questo paese, è stata una cosa orribile, bisogna raccontarla per quella che è stata, appunto, non per così, pulsioni giovanili e romantiche per cambiare questa società ingiusta, ma l'idea di ammazzare le persone, di utilizzare le pallottole, il piombo come quella degli anni 70, appunto, per tentare un sovvertimento democratico delle istituzioni repubblicane, perché di questo parliamo. Lo Stato ha risposto, ha sconfitto il terrorismo, lo ha fatto con le leggi ordinarie, quindi senza dover ricorrere a stravolgimenti dei principi, che è una cosa importante, io credo, in una democrazia. E oggi ogni tanto si affacciano teorie nuove, anche un po' complottiste circa, come dire, quegli anni. Io penso che la lettura dello storico sia utile per inquadrare il contesto, ma poi i processi e le responsabilità penali sono un'altra cosa e lì ci vogliono le prove nei tribunali. Sempre su Pescara, la soprintendenza va via, gli uffici trasferiti a Chieti, chiude la sede ospitata da 30 anni nel museo della casa natale di D'Annunzio. Alessandrini e Blasioli scrivono al ministro: Pescara è penalizzata, inaccettabile. Proseguiamo, Adricesta e Preziosi, 15 anni insieme per aiutare i bambini, folla l'aperitivo benefico prima dello spettacolo al Circus, raccolti 7.880 euro per il reparto pediatrico dell'ospedale. Qui vediamo proprio Alessandro Preziosi che scatta anche dei selfie, o viene, si fa immortalare nei selfie da alcune fan, da alcune ragazze dell'associazione. Proseguiamo, siamo alle pagine di Montesilvano, bivacchi e prostitute, residenti esasperati. La prefettura ha risposto alla petizione assicurando controlli, ma dal quartiere replicano, servono gli sgomberi. La denuncia di Forconi, la questione segnalata più volte dall'esponente di Fratelli d'Italia, con blitz e manifestazioni nella zona di via L'Aquila. E poi ancora, arrestato dopo la fuga, torna libero, non si era fermato al controllo dei carabinieri che l'hanno inseguito e preso. In basso, voci della diversità all'Istituto Alessandrini, laboratori, dibattiti e performance degli studenti per commemorare il giorno della memoria. Andiamo avanti, siamo a Città Sant'Angelo, casa di riposo, 24 ore di speranza, udienza sull'eventuale chiusura dai sindacati, appello alla curia per i dipendenti. Siamo a Francavilla con il via ai controlli nelle gallerie, telecamere antisorpasso, multati 30 automobilisti. Ha debuttato ieri lo Speed Scout, il nuovo sistema utilizzato dalla polizia locale lungo le gallerie, le Piane e San Silvestro. Si replica martedì e venerdì e prossimi anche il centro sulla macchina dei vigili per documentare il primo giorno di utilizzo del nuovo autovelox. Proseguiamo. Siamo a Penne, Rigopiano, sì del Senato ai 10 milioni, passa l'emendamento per l'aiuto ai familiari delle vittime e ai superstiti della valanga, tanda per le spese processuali. Proseguiamo ancora, siamo ora sulle pagine di Chieti, i misteri del cervello svelati con i mini sensori. In partenza D'Annunzio, un progetto da 3 milioni basato sulle nanotecnologie, l'iniziativa coordinata dal fisico della Penna, presto assunti altri 3 studiosi.
Avanti ancora, siamo sempre a Chieti, il boss in aula dopo la latitanza, le accuse, poi i saluti alla compagna. Cuppari, considerato capo di una cosca dell'Andrangheta, a processo con altri 30 imputati. Gli investigatori ricostruiscono gli affari della cocaina, ma la titolare di un bar incendiato lo difende. Siamo sempre nel Chietino, a San Salvo, Pilkington, tra crisi Ford e nuovi lunotti per la Fiat, ombre e luci per il colosso del vetro di San Salvo. Per ora restano gli 85 esuberi, oggi e domani doppio vertice sul futuro, si tratta su 50 pensionamenti anticipati. E ora le pagine di Teramo con la solidarietà che vince sangue. È finita la fase negativa, tanti ragazzi diventano donatori. Grazie alla campagna nelle scuole superiori, a gennaio sono state raccolte 125 sacche in più. La presidente Fidas di Egidio: ora cerchiamo volontari in questura e tra vigili del fuoco e carabinieri. E poi in taglio medio, lavori nel Gran Sasso, il Ruzzo sarà garante, messa in sicurezza da 171 milioni, l'acquedotto realizzerà il potabilizzatore per tenere pulita l'acqua. Proseguiamo ancora e siamo a Teramo. Angela festeggia 100 anni, il marito Rocco ne ha 101, e dunque una coppia da record. I due coniugi teramani ricevono una targa dalle mani del sindaco D'Alberto. Tra qualche mese taglieranno il traguardo dei 70 anni di matrimonio. Questi alcuni momenti della festa qui con il sindaco D'Alberto e la coppia di centenari. Qui una foto un po' più allargata con altri familiari. E poi in taglio medio, Stevie Wonder prova le tastiere della Proel, la multinazionale di Santo Meuro esponeva i propri prodotti in una famosa fiera a Los Angeles. Torniamo a Teramo, strisce blu in centro, è tutto da rifare, nessuna delle quattro società che avevano partecipato alla gara è risultata idonea, il nuovo bando confermerà la clausola sociale. E poi a Silvi, da fuoco all'auto della figlia, a processo, l'uomo è accusato di aver incendiato la vettura dopo essere stato allontanato dalla famiglia per maltrattamenti. E sempre a Silvi, villaggio del fanciullo, si parte dalla chiesa, oggi in consiglio la variazione di bilancio per recepire il finanziamento per la riqualificazione. E ora andiamo a chiudere con le pagine dell'Aquila, del centro, premio Europa in corsa, opera post sisma, la soprintendente ai beni culturali e il sindaco hanno presentato la candidatura di Anfisculture della Pepper. La struttura progettata dall'artista statunitense è sottoposta a una prima selezione a livello nazionale insieme ad altre 130 proposte. E poi ancora, trapiantato di cuore, esame tra 4 mesi, ecocardiogramma in ospedale fissato a maggio, il pensionato protesta, una esagerazione, non è urgente il mio caso. E poi ancora, chiudiamo con questa apertura di pagina, morì di parto a 41 anni, assolti i medici, perizia del tribunale ribalta quella disposta dalla procura, nessuna colpa per i quattro professionisti, il fatto accaduto nel 2011. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, prima però le previsioni del tempo e poi ci ritroviamo per sfogliare Messaggero, la città e vedere altri servizi. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6 che riprende con il Messaggero Abruzzo e con la pagina della, che viene aperta dalla vicenda Rigopiano e dall'approvazione del decretone arrivata ieri in Senato. Rigopiano, decreto ok, arrivano 10 milioni, le norme salva Abruzzo, il finanziamento risparmiato dai tagli del Presidente Mattarella, ha approvato anche l'emendamento che sospende
sospende l'attività delle trivelle. E poi in taglio medio Legnini, fake news contro di noi, da Marsiglio distacco del 3%, tornano i big, oggi il ministro Grillo a Chieti, poi arrivano Di Maio, Di Battista e Berlusconi. In corsa per la regione anche il nipote di Nuvolari, Francesco, ha solo 25 anni ed è il più giovane degli aspiranti al Consiglio, lo schiera il Movimento 5 Stelle. Proseguiamo con le pagine di Pescara, l'ingorgo dei cantieri in pieno centro con le ruspe entrate in azione in corso Vittorio Emanuele, si lavora anche in via Trieste in ritardo di 4 mesi. Colpa del maltempo, si giustifica Blasioli, mancano soltanto pochi metri, rabbia e sfiducia tra i commercianti e i residenti, la sovrapposizione dei due interventi previsti inizialmente in tempi diversi rischia di creare ulteriori disagi. Poi l'ironia social dell'ex assessore Diodati, speriamo che non siano finite le scorte di San Pietrino, il comune punta a riaprire le due strade interessate entro 10 giorni per mettere fine alle polemiche. E sul fronte lavori e sul fronte nuova viabilità a Pescara, ieri le parole dell'assessore comunale Presutti. Assessore Presutti, parte una nuova piccola rivoluzione nel traffico di Pescara, ci saranno nuovi sensi unici? Ma allora, la cosa importante è che dopo più di 10 anni l'amministrazione ha fatto in modo che si elaborasse un piano generale del traffico urbano. Invece di fare un po' delle sorte di sperimentazioni, alchimie con improvvisazioni, si è proceduto a un lungo lavoro di analisi dei flussi di come funziona e di come non funziona il traffico nella nostra città. Sono stati gli operatori nazionali che l'hanno studiato e rispetto a questo hanno elaborato, sulla base della diagnosi fatta, uno studio per rimediare i problemi storici e cronici. In questi giorni su Corso Vittorio Emanuele c'è un solo senso di marcia per dei lavori urgenti, qualche disagio per i cittadini c'è stato? E ognuno di noi, se fa dei lavori a casa sua, sa che nei giorni in cui si lavora qualche problema c'è. Lì c'è sempre da domandarsi come sia stata fatta quella strada che già dopo pochi giorni già era malorata e rovinata. La situazione non è più sostenibile. Si sta provvedendo a risistemare la strada, c'è qualche lieve disagio, ma l'alternativa era tenere la strada con le buche, quindi forse è meglio il disagio temporaneo e la soluzione. In basso leggiamo: siamo il futuro di Dio, in otto a Panama con Papa Francesco, anche un gruppo di pescaresi alla giornata della gioventù, quelle parole fanno riflettere. Andiamo avanti, perché Bimba scrive ai killer di Alessandrini, l'emozione del figlio Marco e degli amici al quarantennale della morte del giudice, la lettera letta da una scolara di Ari testimonia la trasmissione della memoria. E poi in basso la Divina Commedia diventa musical, tutto pronto per il debutto di Pescara il 7 febbraio in scena al Massimo, l'adattamento dell'opera dantesca curato da Andrea Ortis e Lara Carissimi. Proseguiamo, restiamo sempre a Pescara, avvocati, le elezioni del rinnovamento tra un mese alle urne, le 1700 toghe dell'Ordine di Pescara in pieno svolgimento, la campagna dei due raggruppamenti, soltanto 4 consiglieri uscenti ci cercano la riconferma, nei programmi spiccano le esigenze dei giovani professionisti, guidano le liste Manuela Cinquegrana e Giovanni Di Bartolomeo, candidature aperte fino al 13 di febbraio. E poi ancora il comune alla carica per il progetto Eurospin, tutto questo a Francavilla, arriva in commissione una proposta di variante al PRG per il via ai lavori, dubbi sui vantaggi per l'ente pubblico. Siamo alle pagine dell'Aquila, il nuovo parco di Beverly Pepper, candidato tra i migliori in Europa, dossier di comune sovrintendenza inserito tra le 130 proposte italiane, l'opera punta alla partecipazione alla 6ª edizione del premio Paesaggio. Il primo cittadino Pierluigi Biondi ha scritto al ministro Bonisoli: la sovrintendenza deve restare in città.
Andiamo avanti, scuole pochi iscritti, rischio chiusure, la CGIL lancia l'allarme su molti istituti delle aree interne, parametri da rivedere, la riduzione si ripercuote sul lavoro, l'appello alla politica, assumere decisioni immediate per rendere attrattivi i territori che hanno maggiore difficoltà. E poi ancora siamo in Marsica, Avezzano, università, trasferimento negato, la facoltà è parcellizzata, Celli e Cambise, direttivo del PD, sparano a pallettoni sui ritardi e rilanciano la sede dell'Arsa, resta una chimera il collegamento col Tribunale che ancora traballa nonostante le promesse piovute da più parti. Le pagine di Chieti, non solo Megalò, chi tutela i posti per noi disabili, stalli riservati sono vicini all'ingresso e per questo più ambiti, dice Petaccia, maleducati diffusi da Corso Marrucino a Via Arniense alla zona di Via Olivieri, le situazioni sono talmente diffuse che dovrei passare le giornate a fare segnalazioni, dice la presidentessa, parcheggi a noi dedicati, occupati, non capita solo nei centri commerciali ma in tante altre zone della città, dice la Onlus Diritti Diretti, la sua presidentessa Petaccia. Proseguiamo e siamo a Lanciano, Palazzo Lotti è in vendita ma cade a pezzi, uno squarcio si è aperto sul tetto dell'immobile del patrimonio pubblico di Lanciano, stimato in 410.000 euro. Da 7 anni il Comune cerca di alienare la residenza signorile edificata nel 1860, tutti i tentativi sono falliti, compresa un'asta. Il progetto di manutenzione ci costa almeno 50.000 euro, dice il sindaco Mario Pupillo. Andiamo avanti con le pagine di Teramo, ecco l'apertura, autobus caccia ai furbetti, uno su due senza biglietto. La provincia di Teramo tra le località con la maggiore evasione tariffaria, tra i motivi ci sono anche le difficoltà nel poter comprare i titoli di viaggio. Per portare all'attenzione le condizioni disastrose del settore a livello regionale, i sindacati hanno proclamato lo sciopero il 1° di febbraio. E poi di spalla, sanità, sistema ancora a KO, la ASL passa a Microsoft. Avanti, siamo a Giulianova, pub fa rumore, denunciato il comune, avviene in piazza Buozzi, il proprietario dell'appartamento ubicato al primo piano non può dormire per gli schiamazzi degli avventori, a Palazzo hanno deciso di resistere in giudizio nella causa che è stata fissata il 4 di febbraio davanti al giudice di pace. Lasciamo il Messaggero, andiamo ora sulle pagine della città, il quotidiano della provincia di Teramo, e iniziamo da pagina 5 con il blackout del CUP per le prenotazioni, si torna a carta e penna, la ASL annuncia che da questa mattina il servizio riprenderà per le impegnative urgenti e brevi, impossibile fino a ieri stabilire una data certa per il ritorno in funzione del sistema che gestisce i dati della ASL. Le prenotazioni raccolte col sistema alternativo saranno inserite dopo aver risolto il guasto. Pagina 6, sciopero della TUA per il tonfo nei servizi, venerdì 4 ore di stop, i sindacati rimpiangono le ere di Morra e D'Amico, Teramo penalizzata, e andiamo a vedere il servizio del TG6. La FILT CGIL Abruzzo e Molise annuncia uno sciopero di 4 ore dei lavoratori della società regionale TUA SPA previsto per venerdì 1 febbraio. Per il sindacato l'elenco dei disservizi e delle problematiche sarebbe infinito e giustificherebbe la dichiarazione di sciopero. Tra i principali motivi per i quali i dipendenti della TUA incroceranno le braccia si fa riferimento alla cronica carenza di personale, alla carenza di mezzi, autobus e treni e al degrado infrastrutturale, come spiega Franco Rolandi della FILT CGIL Abruzzo e Molise. Lo sciopero è stato indetto per il 1° di febbraio, è uno sciopero di 4 ore e interesserà la fascia oraria che va dalle 9 alle 13. Lo sciopero è stato indetto per
contestare sicuramente una situazione organizzativa indecorosa da parte della Società Regionale dei Trasporti. Assistiamo purtroppo quotidianamente, ormai da diverso tempo, a disservizi che attengono soprattutto la soppressione delle corse che dovrebbero essere garantite all'utenza. Noi stiamo parlando di un diritto che è quello della mobilità, che è un diritto sancito dalla Costituzione. Io ricordo che TUA espleta servizi sia su gomma che su ferro. Noi abbiamo assistito, ad esempio per il trasporto ferroviario, a una soppressione di circa 100 corse nei primi 8 mesi dell'anno. Quindi stiamo assistendo a disservizi che attengono anche la distribuzione e la vendita dei titoli di viaggio. Appare paradossale che un'azienda che si vanta di essere tra le prime 10 aziende d'Italia non metta nella condizione i cittadini di poter acquistare i titoli di viaggio, quindi cittadini che sono di fatto autorizzati a viaggiare gratuitamente a bordo dei mezzi pubblici, perché l'azienda ha sostanzialmente modificato i criteri e le modalità di distribuzione dei titoli di viaggio e le rivendite sono rimaste sprovviste di titoli di viaggio. Analogamente stiamo assistendo anche alla chiusura delle biglietterie, una delle quali, una chiusura ha interessato proprio la provincia di Teramo. La biglietteria di Giulianova nei prossimi giorni non sarà più aperta nelle giornate festive e nelle stessi giorni feriali verrà chiusa anticipatamente rispetto agli orari fissati nei giorni precedenti. Quindi tutta una serie di disservizi che ovviamente attengono anche la sfera contrattuale, i rapporti con il personale, le relazioni industriali, anche se noi paradossalmente stiamo più evidenziando gli aspetti che riguardano i disservizi all'utenza piuttosto che questioni che magari potrebbero riguardare migliori condizioni anche retributive del personale di TUA. Pagina 7 sulla città, lo tsunami giallo non sta certo a guardare. Oggi incontro sulla ricostruzione con Crimi, sabato Di Maio a Teramo con Di Battista per marcare Salvini. Pagina 8, dirigenti comunali premiati per i risultati, tutti promossi tra Bernardi, ufficio tecnico, e Cafforio, avvocatura, nemmeno 1000 euro di differenza. Siamo a pagina 9, abbiamo visto anche su altre tre testate 200 anni assieme per Angela e Rocco alla festa della neocentenaria Angiolina. Ieri c'era anche il sindaco Gianguido D'Alberto. Avanti ancora a pagina 10, un weekend di dolcezza con il cioccolato, seconda edizione in Piazza Martiri per il fortunato evento con i maestri cioccolatai di tutta Italia. Proseguiamo con le notizie dalla provincia, qui siamo a Valle Castellana, la frana si ferma ad un passo dalla fattoria, cede il costone sulla provinciale 52 a macchia da sole, il sindaco chiede aiuto a provincia e regione, si dovrà trovare una soluzione a queste frane che sempre più spesso interessano il nostro territorio, dice il sindaco, e nella zona si è recato l'assessore Caterini assieme al professore Nicola Sciarra. Avanti ancora in Val Vibrata, pensionato muore giù dal capannone, incidente sul lavoro a Controguerra, l'83enne stava aiutando un amico, Armando De Angelis, residente ad Alba, continuava a svolgere diversi lavori nonostante l'età. A Giulianova, noi verso, rifiuta di incontrare Soldale, risposte ai nostri dubbi sulle assunzioni devono essere pubbliche. E poi ancora a Roseto degli Abruzzi, prove di accordo sulla tassa turistica, sindaco ottimista dopo il primo incontro di ieri con gli operatori rosetani, evitare la tassa durante la bassa stagione e uniformare le regole a quelle delle città vicine, queste le richieste. Siamo a Silvi, corsa contro il tempo per salvare i fondi del villaggio del Fanciullo, consiglio comunale urgente convocato per oggi, l'opposizione hanno dimenticato di completare l'iter, il consiglio è chiamato a individuare la somma per procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'intervento.
Proseguiamo e andiamo ad aprire le pagine dello sport, lo facciamo intanto con la città, in evidenza il calciomercato, in particolare per il Teramo, Teramo scatenato, via Ranieri, arrivano in due, il centrocampista va a Limolese, ma il diavolo si consola con Emanuele Spinozzi e Fabio Della Giovanna, doppia operazione definita dal club di Campitelli che si assicura due giovani prospetti, resta da capire se Celli va sostituito oppure bisogna trovare in casa l'alternativa all'esterno Mancino. Un rapido passaggio per le testate nazionali sportive, prima di tornare sulle locali, ecco qui la Gazzetta dello Sport dopo il primo quarto di Coppa Italia di ieri, Piontek bang bang, il pistolero del Milan incanta San Siro, Napoli battuto da una spettacolare doppietta del polacco, rossoneri primi semifinalisti di Coppa Italia. E poi gli incontri di oggi, Gasp contro Max, Bergamo pronta ad una serata show, Muriel contro Elsha, la sfida va veloce tra Pioli e Di Francesco, dunque Atalanta, Juventus e Fiorentina, Roma, e poi il mese d'oro di Zaniolo, sempre di spalla, e Muro del Toro per Belotti, no a 60 milioni dalla Cina. Il Corriere dello Sport, Robocoppa, Napoli eliminato, in semifinale va il Milan, uno strepitoso Piontek al debutto da titolare, la sua doppia mette KO i difensori azzurri, e poi in basso una vetrina d'oro, ovvero Fiorentina e Roma, e poi Allegri da triplete, Atalanta-Juventus, e poi altri richiami in basso, Inter, Perisic in bilico, Candreva non parte, Audero riscatto Samp 20 milioni, Spalmurgia, e poi Mihajlovic salvo il Bologna, accordo per Edera. Tutto Sport apre dando spazio al quarto tra Atalanta e Juventus di questa sera, il cuore in gol da una parte Zapata, dall'altra Ronaldo, e poi Milan, il Pipita e Piontek, due prodezze del polacco, stendono il Napoli, rossoneri in semifinale. E torniamo sui quotidiani sportivi abruzzesi, sui quotidiani abruzzesi con le pagine di sport, anche in questo caso calciomercato in evidenza, Pescara Ciofani al via l'assalto finale, Sebastiani a Milano incontra il Frosinone per il bomber, l'alternativa alla punta dei Ciociari e Ceravolo del Parma, il difensore per rotta nel mirino del Foggia, e poi in basso parate e record, Fiorillo a un passo dal podio, il portiere pronto a festeggiare le 137 gare in bianco azzurro nel mirino, la mia Caputo, Bordoni e Dicenzo. Per la Serie C, Teramo, c'è Spinozzi, Ranieri saluta e passa a Limolese. Per la Serie D oggi c'è il turno di Coppa Italia per il Giulianova. Giulianova, tornano Del Grosso e Torelli, Alfadini partita secca contro l'Aquila, Montevarchi in palio all'accesso alla semifinale di Coppa di Serie D. Per poi il calcio dei dilettanti, a Silvi la festa per i 60 anni della LND, il 20 febbraio una giornata tra giochi per bambini, amichevole della 17, un workshop sulla comunicazione sportiva con il presidente Sibiglia. Poi per il rugby al via il 6 Nazioni, Italia, un calcio al cuqueo di legno, l'ex Festuccia, sempre in mano, sempre meno abruzzesi nazionale, bisogna lavorare per tornare ai fasti del passato. E poi per la pallavolo, Ital Volley, Profumo d'Abruzzo, Roseto, Vasto e Chieti in lotta, blitz del CT Blengini per scegliere la città che ospiterà il ritiro pre-europei, l'allenatore della nazionale in tour per visitare palasport, palestre, piscine e hotel che dovranno ospitare Zaitsev e soci. Passiamo al Messaggero Abruzzo. E andiamo a chiudere con le ultime due pagine, l'apertura dello Sport del Messaggero, come ho scoperto Donnarumma, gol, parla l'ex DS del Teramo Marcello Di Giuseppe, che ha lanciato il bomber poi mollato dal Pescara, ora il capocannoniere con il Brescia, e pensare che volevano vendere la Padula, dice Marcello Di Giuseppe, che poi conferma, domenica sarò all'Adriatico per salutarlo, si è creata una salda amicizia tra noi e tutto quel gruppo. Sul fronte
mercato. Sebastiani in pressing su Daniel Ciofani dal Frosinone. In basso per il basket di A2, Sharks con il Forlì dal Dente Avvelenato. Impegno molto duro per Roseto, la gara contro gli Esi spostata al 13 per far giocare la Next Generation. E poi ancora la Serie C, Teramo preso Spinozzi, è un giovane regista e arriva dal Piacenza, oggi Della Giovanna, difensore di proprietà della SPAL, Ranieri al Limolese, Gomis nuovo portiere titolare se parte Lewandowski, Di Renzo, Altobelli e Ferretti con la valigia. E poi di spalle Campitelli, comitato etico, colloquio cordiale, quello avuto ieri appunto dal presidente Campitelli presso il comitato etico per la vicenda di Matteo. Noi arriviamo dunque alla fine di questa edizione di Mattino 6, che tornerà ovviamente domani alle 8 per sfogliare i quotidiani locali e nazionali. Vi ricordo gli appuntamenti informativi con la nostra emittente, le tre edizioni principali del TG6, ore 14, ore 19 e ore 23. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata.